Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In apertura il Covid, reparti pieni, contagi in salita. La quarta ondata, come spiega al microfono di Paolo Renzetti, il direttore della clinica di malattie infettive della Santissima Annunziata di Chieti, Vecchiette, sta mettendo a dura prova il lavoro dei sanitari. L'invito da parte dell'infettivologo a chi non l'abbia ancora fatto è quello di vaccinarsi. Ascoltiamolo. Professor Vecchiette, qual è la situazione a pochi giorni dal termine delle feste? Reparti ospedalieri pieni, reparti riconvertiti alle Covid? Insomma, la situazione non è sicuramente semplice. No, diciamo che è avvenuto quello che immaginavamo, mi sembra che sia un dato non soltanto locale ma assolutamente regionale e nazionale. Gli ospedali hanno di nuovo dovuto riconvertire delle strutture dedicate ad altre patologie perché l'affluenza dei pazienti con grave insufficienza respiratoria è progressivamente aumentata. Per quanto ne avremo ancora, se si può dire, professor Vecchietti? Guardi, io questo francamente non glielo so dire, spero poco, è innegabile che però la curva dei contagi diminuisce e aumenta anche in base ai nostri comportamenti. Quindi Ci sono anche delle nuove cure che sono state introdotte negli ultimi mesi, come stanno rispondendo? ma guardi, sicuramente abbiamo avuto ottimi risultati sull'utilizzo degli anticorpi monoclonali e poi c'è da pochi giorni una nuova diciamo, opzione terapeutica, è una terapia orale, sono delle compresse che dovrebbero diciamo, agire inibendo la replicazione del virus. E questo dovrebbe dare un vantaggio sulle cure domiciliari. La terapia si fa per 5 giorni, noi abbiamo già incominciato a proporla ad alcuni pazienti. Devo dirle in maniera pratica, l'unico limite è che è tanto più efficace quanto prima viene iniziata dall'inizio dei sintomi. E questo è un po' un limite. I numeri, professor Vecchietti, dicono che l'Abruzzo è al limite della zona arancione. Insomma, cosa c'è da aspettarsi? Ma le ripeto, io non ho una sfera di cristallo, ritengo che appunto se da parte di tutti c'è una maggiore attenzione rispetto ai comportamenti individuali, quindi mascherina, distanziamento, sanificazione delle mani, ma più di tutti la vaccinazione, quindi la terza dose che si è visto che protegge e riduce anche la diffusione della trasmissibilità del virus, ma soprattutto per chi non avesse fatto il vaccino è veramente arrivato il momento di vaccinarsi. Per chiudere, se ne sta parlando tanto, la riapertura delle scuole, ci sono favorevoli e contrari, qual è la sua posizione? Ma guardi, qui nei prossimi giorni capiremo se è stata una manovra corretta o imprudente. È chiaro che se i focolai dovessero aumentare, dovessero veicolare il virus nelle famiglie, a questo punto noi rischiamo che a seconda se in famiglia i soggetti sono vaccinati o no, potremmo avere di nuovo un impatto importante sull'ospedale, perché se non essendo vaccinati e magari avendo anche motivi di fragilità, avrebbero probabilmente bisogno dell'ospedalizzazione. Quindi questo lo capiremo nei prossimi giorni. Io devo dirle personalmente in maniera prudente, avrei preferito che per almeno un paio di settimane venisse evitato il ritorno dei ragazzi a scuola. Il numero dei positivi aumenta anche nel Teramano. L'unità di crisi della ASL ha deciso di riaprire la rianimazione Covid all'ospedale Mazzini e di accorpare alcuni reparti per far fronte alla carenza di personale. Attualmente sono 104 i ricoverati nelle strutture ASL, mentre gli intubati sono 4. Hanno circa 50 anni e, spiegano i medici, sono tutti Novax. Tania Bonici Castelli. La quarta ondata Covid sta attaccando duramente. Solo nella giornata di ieri si sono registrati a Teramo 194 nuovi positivi. Al Mazzini riapre la rianimazione Covid con 6 posti letto e si torna in guerra. La preoccupazione però è grande, soprattutto per la carenza di personale. Attualmente sono 81 i dipendenti dell'ASL di Teramo ammalati di Covid. Circa la metà sono infermieri, 12 medici e poi ci sono 45 dipendenti non vaccinati, in parte
parte in malattia e in parte sospesi. Da qui la necessità di procedere agli accorpamenti per recuperare personale. Per il momento non è stata bloccata l'attività chirurgica, assicura il direttore generale dell'ASL Teramana Maurizio Di Giosia, in modo da garantire comunque il trattamento di altre patologie extra-Covid. L'unità di crisi, che si è riunita con urgenza, ha anche aumentato da 30 a 35 posti letto nella RSA di Bivio Bellocchio, dove confluiscono i pazienti in via di guarigione. Ad oggi i ricoveri di pazienti positivi nelle strutture ASL di Teramo sono 104, gli intubati sono 4, tutti cinquantenni Novax. Inoltre all'ospedale di Atri la riabilitazione sarà riconvertita in reparto Covid con 19 posti letto e nelle prossime ore anche la medicina di Atri diventerà reparto Covid. Contemporaneamente sono state accorpate le chirurgie e ortopedie degli ospedali di Atri, Giulianova e Sant'Omero, così come l'Otorino e la chirurgia toracica del Mazzini. Ci troviamo di fronte a una situazione molto impegnativa ma sostanzialmente diversa rispetto alle ondate precedenti, ha spiegato Di Giosia. Tutto questo è da ricondursi certamente al fatto che la maggioranza della popolazione è vaccinata e quindi più protetta dal virus, oltre al fatto che la variante Omicron ha sintomi meno gravi. Ci sono poi i non vaccinati che hanno una situazione clinica molto più grave. Non a caso quasi il 100% di pazienti positivi ricoverati nelle terapie intensive dell'ASL di Teramo non è immunizzato. Da un virus all'altro, la peste suina potrebbe tornare anche in Abruzzo e questo l'avviso diramato dalla ASL di Pescara. La malattia che colpisce maiali e cinghiali non contagia l'uomo, ma può rappresentare un grave danno per l'economia. Torna l'allarme peste suina a seguito di alcuni recenti casi in Piemonte e Liguria. È solo questione di tempo prima che arrivi anche in Abruzzo, fanno sapere dall'azienda sanitaria pescarese. Attualmente non abbiamo casi, ma sappiamo che prima o poi arriverà. Cosa si può fare per contenere questo virus? Allora, quello che sappiamo con certezza è che il virus si sposta di alcuni chilometri l'anno attraverso i suidi selvatici, i nostri amici cinghiali che oramai vengono anche a svernare, a passeggiare sulla riviera. E in pratica, diciamo, la loro presenza in aree dove sono presenti allevamenti suinicoli intensivi deve mettere in allarme. Quindi cosa possiamo fare? Innanzitutto proteggere gli allevamenti con recinzioni adeguate, con diciamo, sistemi che impediscano il contatto fra le specie zootecniche e quelle selvatiche. L'altra cosa che possiamo fare è quella di tenere sotto controllo eventuali morti di sospette di animali. Raccomandiamo alla cittadinanza, a qualunque titolo ovviamente, che si dovesse imbattere soprattutto in un cinghiale morto, ferito o che apparentemente non sta bene, di segnalarlo al servizio veterinario. La peste suina si diffonde da animale ad animale anche tramite le carni lavorate in cui il virus continua a sopravvivere. La peste suina non rappresenta alcun rischio per la salute umana. Per l'uomo il danno è economico, in quanto le normative per circoscrivere la malattia prevedono, qualora ci fosse un caso di peste, l'abbattimento di tutto il bestiame. E questa che è una malattia che non ha alcun interesse per la popolazione umana, perché è di esclusivo interesse zootecnico. E chiaramente, diciamo, cosa significa questo? Significa che un paese come il nostro, che vive in certe situazioni, in certi contesti, soprattutto dell'esportazione, della lavorazione delle carni suine, basti pensare a realtà quali il prosciutto di Parma, per esempio, o la mortadella, o altri, il prosciutto di San Daniele, per dirne alcuni, l'arrivo ipotetico di una malattia del genere fa drizzare i capelli. Un'opera rimasta nel cassetto per oltre un decennio, ma che potrebbe vedere presto la luce. Si tratta della nuova centrale del 118 dell'ospedale dell'Aquila, il cui progetto è stato illustrato questa mattina in regione. Andrea Costantini. Entro la fine del 2022, salvo complicazioni per eventuali ricorsi, potranno partire i lavori per la realizzazione della nuova centrale del 118 presso il San Salvatore dell'Aquila. Lo ha annunciato stamani il presidente della regione Marco Marsiglio, che assieme all'assessore alla salute Nicoletta Verì, al sindaco Pierluigi Biondi, al manager della ASL Ferdinando Romano, ha illustrato il progetto di un'opera che è attesa da oltre 10 anni, ma che è rimasta per tanto tempo incagliata nei meandri della burocrazia, ma anche in progetti precedenti eccessivamente onerosi.
numerosi. Una centrale operativa con annessa pista per elicotteri e hangar di ricovero per un intervento di poco più di 4 milioni di euro, più della metà dei quali finanziati dal Dipartimento di Protezione Civile dell'Emilia Romagna, che aveva garantito nel 2010 un sostegno legato al sisma che aveva colpito l'Aquila. Un contributo che la Regione Emiliana, nonostante i gravi ritardi, ha mantenuto intatto con la convenzione stipulata un anno fa con la ASL Aquilana. Devo sentitamente ringraziare il mio amico e collega Stefano Bonaccini, perché devo dire la verità, avrebbe avuto mille buone ragioni per tenersi quei soldi e dire questa convenzione è finita, abbiamo fatto una convenzione nel 2010, poi nel 12, poi nel 14, siamo arrivati quando l'ho chiamato nel 19-20 e siamo ancora a carissimo amico. Nel frattempo, cioè, amici miei, vi faccio presente che in Emilia Romagna è capitato pure un terremoto, avrebbe avuto tutte le buone ragioni per dirci arrivederci. Ha confermato, quando gliel'ho sollecitato, la volontà di mantenere questo stanziamento. Io devo ringraziare il Presidente perché ha raccolto immediatamente l'invito di trovare subito la quota di cofinanziamento per fare il primo stralcio da circa 4 milioni, rimanendo le risorse proprio nella donazione di Banca Italia per la cifra ricordata di 1 milione e 9. Quindi finalmente abbiamo avuto il pacchetto di 4 milioni di euro per avviare quest'opera che è centrale, strategica, non è solamente una medaglia che il San Salvatore si mette, la sanità delle aree interne si mette, ma è un elemento essenziale nel processo di riconversione dell'edilizia sanitaria a cui siamo stati costretti anche dall'emergenza Covid. Pensate che è una struttura di circa 1000 metri quadri, 500 per piano, che ospita sia la parte uffici, gestionale, e sia la parte di comfort del personale. Cioè, devo dire, il progetto è estremamente qualificato e quindi noi abbiamo coniugato che cosa? Un finanziamento, un progetto coerente col finanziamento, un progetto perfetto per la normativa vigente, un progetto estremamente qualificato per tutti i vincoli, e devo dire che non è secondario il vincolo paesaggistico, che è stato pienamente rispettato. Andiamo avanti ora con la cronaca. Vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila, che sin dalle prime ore di questa mattina hanno dato esecuzione a 14 ordinanze di misura cautelare disposte dal GIP del Tribunale dell'Aquila su richiesta del PM in vari comuni, oltre l'Aquila anche a Chieti, Vasto, Ardea e Pomezia in provincia di Roma, Cremona, Napoli e Brescia. 6 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari e per 4 è scattato l'obbligo di dimora nel comune dell'Aquila. I destinatari delle misure, 7 italiani e 7 albanesi, molti dei quali con precedenti, devono rispondere a vario titolo di concorso nei reati di detenzione, spaccio di stupefacenti e favoreggiamento personale. All'operazione hanno partecipato anche diverse unità cinofile antidroga provenienti da Chieti, Modugno e Roma, e un'unità del 16° nucleo elicotteri di Chieti. Nelle indagini condotte nel 2021, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell'Aquila hanno ricostruito il traffico di stupefacente, per lo più di cocaina e hashish, che comprato sul litorale romano veniva trasportato nel capoluogo abruzzese da corrieri che lo nascondevano in appositi vani ricavati nei veicoli. All'Aquila lo stupefacente veniva tagliato e rivenduto sulle principali piazze di spaccio e contatti sovente allacciati attraverso piattaforme social per sfuggire alle intercettazioni telefoniche. E si continua a discutere a Pescara del nuovo volto di Viale Marconi. Ieri un emendamento a firma delle opposizioni che è stato bocciato dall'amministrazione comunale. L'amministrazione pescarese tira dritto su Viale Marconi. Ieri un consiglio comunale straordinario in cui la maggioranza ha bocciato un emendamento presentato dalle opposizioni volto a ripensare la viabilità di una delle principali arterie del capoluogo adriatico. Noi chiedevamo di fermare i lavori, chiedevamo di istituire un tavolo con il comitato, gli stakeholder entro 48 ore e ancora di più chiedevamo che si ripensasse Viale Marconi in funzione anche delle altre vie, quindi Viale D'Annunzio, Via Pepe e anche dei lavori che si stanno prospettando e programmando per quelle altre vie.
È una questione di ecosostenibilità, insiste il sindaco Masci. C'è un piano per una corsia riservata ai bus elettrici che colleghi Pescara Sud a Montesilvano. Stiamo proseguendo sulla scia della precedente giunta, ha dichiarato il primo cittadino. Il punto di partenza è che a Pescara ogni giorno entrano 100.000 macchine che portano generalmente una persona per macchina. Non possiamo più permettercelo perché stiamo lasciando un debito di anidride carbonica troppo grande ai nostri figli e quindi il processo è percorsi dedicati per i mezzi pubblici elettrici, perché questa è la transizione ambientale, mezzi pubblici elettrici dove spostare tante persone che oggi invece si muovono in questo ambito territoriale con la propria autovettura che produce smog e anidride carbonica. Su Viale Marconi noi abbiamo trovato un progetto che prevedeva le corsie preferenziali, 2 km 800 metri di corsie preferenziali andata e ritorno, finanziato da fondi europei. In quel finanziamento c'era anche l'acquisto degli autobus e lo stiamo portando avanti questo progetto. Anche il progetto della precedente giunta prevedeva in effetti la corsia preferenziale. La questione qual è? Che se la strada può ospitare un massimo di 3 corsie, perché voler necessariamente inserirne 4? E poi il tema della sostenibilità, ma quando noi parliamo di sostenibilità o parliamo di mobilità slow, intendiamo anche i pedoni, intendiamo anche le persone con disabilità, a cui adesso quella strada e soprattutto l'usufruire di quella strada viene negato. Intanto le associazioni di categoria dei commercianti continuano a opporsi al progetto e il Comitato Cittadino ha annunciato il ricorso al TAR. Negli ultimi giorni è emersa anche la proposta di un viale Marconi a senso unico con sole 3 corsie. Ma il voto di ieri dimostra che la maggioranza è compatta, chiose il sindaco respingendo le indiscrezioni sulle diversità di vedute tra le varie anime dell'amministrazione. Al di là delle parole, quello che conta è il voto in Consiglio Comunale. Credo che ieri il voto sia stato talmente palese e chiaro di una maggioranza che è compatta su un processo di trasformazione urbana che non occorre neanche spenderci tante parole. Nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria da parte del ministro Cartabia, a settembre i cosiddetti tribunali minori potrebbero essere chiusi. Gli avvocati del Foro di Avezzano hanno deciso di astenersi dal lavoro per 24 giorni nei prossimi 3 mesi per protestare contro questa decisione che appare inevitabile nonostante le ultime proroghe e rassicurazioni. Il servizio a cura della redazione di Infomedia. Nel corso dell'ultima assemblea, quella che c'è stata il 4 di gennaio, è stata deliberata un'astensione dalle udienze che verrà attuata nel corso dei prossimi 3 mesi per 8 giorni consecutivi per ciascun mese. Diciamo è una soluzione che serve un po' per testare l'attenzione di tutti su questa problematica, come diceva bene lei, del fatto che ormai si parla di una chiusura che sembrerebbe essere definitiva per il mese di settembre. Noi auspichiamo che questo non accada ovviamente, quindi l'astensione mira a questo e mira soprattutto a far sì che ci dicano in modo chiaro e a chiare lettere se questo accorpamento effettivamente oggi è possibile con il Tribunale di L'Aquila e quindi se ci sono le condizioni oggettive perché si possa effettivamente accorpare il Tribunale Sulmona e il Tribunale di Avezzano con quello di L'Aquila. Noi riteniamo di no perché quello che ha dato vita alla proroga è stato sempre il problema che L'Aquila ancora non era nelle condizioni di poter ricevere i due tribunali. Ad oggi se la situazione fosse effettivamente ancora quella che era nel 2012, nel 2013, anche se migliorata ma non di molto, è chiaro che la proroga deve essere ancora concessa. Questa astensione dalle udienze che effetto potrebbe avere a livello anche politico? Guardi, la mia opinione personale è che serve a poco. In senso assoluto che crea ovviamente un disagio anche come tutte le astensioni, d'altra parte come tutti gli scioperi, impropriamente per quanto ci riguarda noi parliamo di astensione e non di sciopero, crea disagio e quindi laddove c'è disagio da parte della politica c'è la necessità di intervenire per evitare che questo si protragga nel tempo. Questo è il nostro auspicio, io penso che sia molto più efficace però un intervento diretto con le istituzioni da parte del nostro organo di rappresentanza.
Cambiamo argomento. Sul parco archeologico di Pescara decida il comune e non la soprintendenza. È questa la posizione di associazioni riguardo i reperti rinvenuti sul lungo fiume Nord, ma non solo. Vediamo il servizio. Il comune prenda posizione e istituisca un ampio parco archeologico. Questo l'appello lanciato dall'Associazione Italia Nostra e dall'Archeo Club di Pescara. L'area in questione è quella del lungo fiume Nord, attorno al campo Rampigna, dove la storia nascosta di Pescara potrebbe risorgere grazie ai finanziamenti, due tranche da 10 milioni, del PNRR. Vogliamo soprattutto che cambi l'impostazione, come devo dire, introversa del progetto. Da quello che abbiamo potuto capire, abbiamo preso delle immagini col cellulare perché non abbiamo altra documentazione, e il progetto si concentra sull'area del Rampigna, non trova le connessioni col fiume, col progetto lungo la ferrovia, con l'area della questura dove ci sono altri importanti resti della Pescara antica. Insomma, questa occasione deve essere l'occasione di ripensamento di un'intera parte della città. Perciò noi sollecitiamo il Comune a farsi parte dirigente, a non lasciare l'iniziativa solamente al Ministero, perché le esigenze di Pescara le sa Pescara. Pescara è ricca di tesori nascosti, seppelliti dallo sviluppo della città, addirittura insediamenti neolitici. Sul lungo fiume Nord i reperti sono testimoni dell'epoca romana, quando Ostia Terni era un florido porto verso l'Oriente, così come di tempi più recenti, quando la torrita fortezza di Pescara rappresentava il confine del regno delle due Sicilie. C'è tutta la storia del passato della nostra città, dall'epoca romana in poi. Nel campo Rampigna c'è una stratigrafia interessantissima, importantissima, che ci potrebbe ricostruire la storia di Pescara anche dal punto di vista delle sue fasi climatiche, dall'epoca più antica ai tempi nostri. Quindi lo scavo va fatto in maniera multidisciplinare, che deve coinvolgere geologi, antropologi, oltre a teologi, storici dell'arte, eccetera, eccetera. E mi sorprende che in tutto questo non venga previsto il coinvolgimento dell'Università di Pescara, che ha tutte le caratteristiche di questo genere, che il cui scavo costerebbe molto poco rispetto ad altre, perché l'Università fa ricerca, non fa business. Nell'ultima tappa del Festival della Melodia all'Auditorium Petruzzi di Pescara ha partecipato anche il presidente della provincia, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, il quale ha parlato della sua passione per la musica, che a quanto pare coltiva fin dall'infanzia. Ospite d'onore al galà di fine anno del Festival della Melodia all'Auditorium Petruzzi di Pescara, il sindaco di Montesilvano, nonché presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, che ha dedicato ai presenti e al pubblico da casa il brano dedicato alla sua città. L'amore per la musica me l'ha infusa il mio papà, che oggi non c'è più e che ogni volta che appunto mi approccio ad ascoltare musica mi ritorna in mente quando da giovane lui lavorava con la EMI e quindi tornava a casa e spesso ci faceva sentire dischi, ci faceva sentire musica, e quindi solo per questo capisci quanto importante per me sia la musica. Ma la musica poi negli anni è stata una mia grande passione che ho continuato a coltivare e continuo a coltivare anche adesso, e ogni qualvolta mi si chiede appunto di cantare io non mi tiro indietro. Per la cronaca, ha vinto la giovanissima Sofia Bevilacqua con un brano dei Beatles dal titolo Golden Slumbers, ma è stato il brano più orecchiabile, più richiesto, più acclamato anche da Ottavio De Martinis? Devo dire che la ragazza, peraltro giovanissima, è davvero brava e soprattutto ha superato all'inizio una difficoltà legata al fatto che il microfono non a un certo punto ha smesso di funzionare. Lei con grande professionalità, nonostante la giovane età, ha continuato a cantare, e questo dice lunga su quanto insomma sia non solo brava ma sia anche matura, e probabilmente questo e anche la sua bellissima voce rappresentano qualcosa che potrebbe per il futuro regalarle veramente tanti traguardi musicali. Non solo lei però, e non solo la canzone che ha vinto, sono stati ben
accettati, ma tutti gli artisti in gara sono risultati essere molto molto bravi. E ora lo sport. Programmato per oggi l'incontro tra la dirigenza del Teramo e la Procura federale per la questione riguardante la documentazione per il passaggio di quote societarie. E intanto da ieri è ufficiale il ritorno in biancorosso di Lorenzo De Grazia. Ce ne parla Jacopo Forcella. L'incontro di oggi tra la dirigenza del Teramo e la Procura federale sarà un ulteriore step di un passaggio di quote che a tutt'oggi è ancora sub iudice. La questione, di per sé di carattere potrebbe dirsi puramente formale, è in realtà uno snodo fondamentale, perché la FIGC vorrà capire le motivazioni che hanno portato ad una documentazione che mancava del certificato penale del direttore generale Luigi Coni, della lettera bancaria redatta non secondo i principi richiesti dalla federazione. Nei giorni scorsi il presidente Massimo Chierchè, giornalista, ha spiegato come si è arrivati a questo stallo che il Teramo spera oggi di risolvere, anche per accelerare i vari iter, considerando inoltre che c'è un mercato che incombe e una stagione da portare a conclusione. Il diavolo spera nella semplice ammenda, l'ipotesi penalizzazione c'è, ma prevale l'ottimismo nella dirigenza. Al termine dell'istruttoria infatti si è deciso di non provvedere all'invio delle memorie, ma di recarsi direttamente in procura, con la speranza che la vicenda possa andare verso una schiarita. Ma come detto c'è anche un mercato che ha portato tre volti nuovi a guidi e due partenze. Il più recente in ordine cronologico è un ritorno, quello di Lorenzo De Grazia, che a Teramo nella sua prima esperienza aveva messo insieme 74 gettoni di presenza, 6 reti e 5 assist. La stagione 2018-2019, l'ultima dell'era Campitelli chiusa con la salvezza con Maurizio in panchina, è stata certamente la migliore degli ultimi anni per il centrocampista marchigiano, che da lì in avanti ha avuto un minutaggio via via meno sostanzioso. L'anno successivo 18 apparizioni e 4 gol con la maglia del Modena, prima di Ravenna e Piacenza. De Grazia può fornire dinamismo ad una mediana che vedrà ancora Arrigoni come perno centrale e poi molti interpreti: Cucurullo, il neoacquisto Forgione, Rossetti, Mungo, Fiorani e Viero, da poter ruotare a seconda delle necessità. Percorso opposto fa l'esterno Francesco Rillo, anche considerando che lo scambio che ha portato Chiere Matenga alla Fermana ha permesso al Teramo di poter consegnare a Mordini la corsia mancina. Il 25enne esterno ha dimostrato con i gialloblu di potersi adattare sia ad una difesa a 4 come quella della Fermana di inizio stagione, che nei 4 di centrocampo dopo il cambio in corsa nel sistema di gioco. A sinistra potrebbero però non essere finiti i lavori, perché Mignanelli sarebbe un'idea qualora andasse via anche Ndreka. Discorsi con il Piacenza, che ha appena acquistato Cosenza dietro per Kodromaz, ma in generale c'è la volontà di innestare un surplus di esperienza per una seconda parte di campionato che si preannuncia complicata. Il diavolo parte con 3 trasferte consecutive e nella serata del 2 febbraio, quando i 3 appuntamenti lontano dal Bonolis con la Vispesaro, Limolese e il Siena si saranno conclusi, così come il mercato, si avrà una percezione più esatta di quello che potrà fare una squadra che prova a cambiare pelle a gennaio. Un rischio, ma anche l'unica strada percorribile, anche se gli errori in questo frangente possono davvero costare caro. Il volley, dopo i rinvii delle ultime 2 giornate di campionato, torna finalmente in campo l'Abba Pineto per il primo dei 2 recuperi. Questa sera alle 20:30 big match per il sestetto di Rovinelli sul campo della Videx Grottazzolina. A parità di gare i marchigiani hanno 3 punti di ritardo dal Pineto, che guida la classifica con un punto di vantaggio sul Macerata, ma con una partita in meno. Sarà un periodo intenso per l'Abba, domenica trasferta a Pordenone, mentre mercoledì 19 potrebbe recuperarsi l'altro match di campionato in casa contro il Belluno, poiché la Coppa Italia di A3 è slittata al 26 di gennaio. E intanto la FIPAV ha rinviato i prossimi 2 turni di Serie B, la 12ª e la 13ª giornata, probabile lo stop per 2 turni anche dei campionati regionali. Nel pomeriggio di oggi è attesa la decisione. Di tutto ciò ovviamente se ne parlerà nella trasmissione Pallavolè di Sergio Zappalorto, che questa settimana e la prossima andrà eccezionalmente in onda di giovedì, ovvero il 13 e il 20 di gennaio alle ore 21. Era l'ultima notizia, i nostri servizi potete recuperarli sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Buon pomeriggio.